Magia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Paolo, come funziona il romanzo introspettivo? Uno dei compiti principali della letteratura, della grande letteratura soprattutto, è quello di scavare nelle pieghe dell'animo umano, nella sua parte più sconosciuta, più profonda. Ora, per realizzare questo è ovvio che l'azione esterna può essere limitata al massimo. Certo, non è che deve del tutto scomparire, perché spesso le riflessioni più profonde scaturiscono da qualcosa che è accaduto, magari qualcosa di minimale, di piccolo. Nel romanzo introspettivo, cioè, ha più importanza l'interiorità del protagonista, e quindi anche l'interiorità dell'autore, rispetto agli elementi esterni, alla trama. Ciò che conta è riuscire a creare una profondità di ragionamento interiore. Non bisogna mai credere che sia facile scrivere un romanzo introspettivo, anzi, è probabilmente più difficile, perché si rischia di diventare involontariamente buffi o comici, perché l'introspezione, quando non è fondata, quando non è profonda, quando non dipende da qualcosa di decisivo nella mente dell'uomo, può sembrare soltanto noiosa, oppure esagerata, o in certi casi lamentosa, melodrammatica. Un caso tipico di romanzo introspettivo però riuscito è Il male oscuro di Giuseppe Berto. Me ne leggo un piccolissimo frammento, ce l'ho proprio qui sotto mano. In realtà la vita, come la vedo io, è solo una porzione trascurabile di vita. La parte più importante è svolgendosi nell'inconscio, dove si è accumulata nei primissimi anni di vita e forse anche prima della venuta al mondo. E dall'inconscio noi dobbiamo dunque ripescarla e portarla alla conoscenza affinché non ci possa più nuocere né spaventare. E mentre io, come essere pensante e ragionevole, mi lascio trascinare da alcune migliaia di millenni di cattive abitudini e faccio di tutto per costruirmi un'immagine melata e falsa del padre mio, il mio inconscio sa benissimo che questo padre era un cane maledetto che tutti i giorni mi rubava la madre mentre io ero nel pieno della mia situazione edipica. E come vedete, non bisogna dimenticare l'ironia. Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In 2 minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro, oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.